Salve a tutti ragazzi, siamo ritornati su Resident Evil 7. Purtroppo la parte 5 l'ho dovuta suddividere in due parti, se no risultava troppo lunga. Niente, ci vediamo in game. Amico mio, sei un fortunato figlio di puttana. Lo sai? Ti invidio, no? Cosa? Non mi credi? Questa gioia non può essere finta. Per finirla ci sono volute addirittura 3 settimane, ma è finalmente pronta. Ed è tutta per te. Che c'è ora? Dai, non fare così. Ci divertiremo. Vedrai. Allora, vediamo che possiamo fare. Questo gioco si chiama Voglio davvero uscire vivo da questa stanza e non patire una morte orribile e dolorosa. Lo so, è un titolo temporaneo. Prendi una candela, appendila e mettila sulla torta. E ricordati di sorridere! Questa testa è tutta tua! Vaffanculo! Allora, se non ricordo male. Vaffanculo. Dovrebbe essere così, no? Ok. Prendiamo questo marshmallow, va. Facciamo così, uno. Bruciamo. Ok. Il dito del manichino. Questa. Accendiamo. Ah, ma qua si può bruciare. Io non come sono reso conto. E di corda. Una corda. C'è una corda, ma non l'avevo vista. E che dobbiamo fare? Dobbiamo rompere i palloncini. Che bella festa di compleanno, se poter. Se non scappiamo qua moriamo. Ah, palloncino. Che dobbiamo fare? Questo palloncino. Ah! Guarda qua! Che cazzo? Cioè questo non è Ethan, è un'altra persona, a quanto pare. Cioè, vado qua. Ok. Calamo, ok, perfetto. Quindi la possiamo metterlo in teoria. Io la possiamo mettere nella mano. No? Il manichino, così può scrivere. Ah, però ci manca ancora la questo qua, il coso per ricaricare il manichino. Però così facendo qua ci restiamo secchi, quindi direi di subito metterci. Ho sbagliato. Questo e lo avviamo. Vediamo cosa succede. Non ti scappa! Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Oh no! No. Loser. Questo ovviamente non si fa niente. Loser. Ah,
Ah, ma c'era qua qualcosa che si poteva scrivere. Che cos'è questa la password? Il codice. L'user. Per aprire la porta. Aspetta. Mi sto confondendo. Ok. Abbiamo aperto. E ora, here, qui. Manopola valvola. Per spegnere l'app. Lo speaker. Pianto speaker, perfetto. Subito, mettiamola. Sì, ma già la benzina non è arrivata, non l'ho capito. Se tanto questo qua muore. Muore comunque questo. Che già, cioè non l'ho capito, adesso l'abbiamo fatto troppo tardi. Devo essere più veloce. Ma che cazzo? Lo sapevo. In fondo era una videocassetta. Sicuramente ci servirà per, appunto, andare bene. Diciamo nella. Con il vero personaggio, no? Che succede? È morto. Eppure è chiusa la porta. Ma non era una porta qui. Mi dispiace amico, mi dispiace per te. Che poi l'ho fatto, mo fatto morire io. Buon compleanno! Cioè, guarda qua, guarda questo. E la videocassetta finisce qui. Assurdo, no? Ok, ci siamo. Uno e due. E la festa abbia inizio. Senza munizioni, ovviamente. Ai ai ai. Serpente. Caccia fedeltino. Questa poi la posiamo. Let's play. No, che cos'è? Non posso sederci. E c'è lui. Pazzo degli altri questo. Ma per me te la potresti pure tenere. Allora, no?
i tuoi cari ingredienti, quanto vuoi, in quella sporca casa macilenta. Provaci, ma no, non troverai proprio un bel niente, Ethan. Vuoi creare il siero? Oh, ridicolo. Dovrei uccidermi, capito? Quindi, Ethan, che ne dici? Si è rotta pure la televisione. Quanto è brutto. E quindi non ci resta altro che uccidere anche questo. Questo mongoloide. Erba. Vabbè dai, fa niente, ho sbagliato. Ma ci abbassiamo. C'è un altro. Oh, scusa, forse avrei dovuto avvisarti, eh. Cioè, mentre mi stavo abbassando, cammino dopo. Porca miseria. Vabbè, non si è fatto niente, diciamo. Ok. Oh, munizioni pistola. Facciamo più attenzione stavolta. Facciamo più attenzione. Guarda qua. No, ma niente. Schifo. Se non l'ho capito, il filo l'ho visto, non credo, perché non si è, non l'ho superato. Assurdo. Babbo dai, di certo non ci fermerà una C4 così, anche se già doveva spadare in mille pezzi. Oggi sono un po' fiacco, mi sa. No, curiamoci. Scusa per il casino. Questa è una bomba. E vabbè, non lo potevamo sapere, eh? Non lo potevamo sapere. Stiamo cadendo di nuovo in trappola. Ma di qua non ci possiamo andare. Tutto bastardo. Guarda qui, ma però ci vedi davvero bene. Ok. E ora? Allora, tutta questa la posiamo. Qui? Basta. La cazzo di password. Prova 0814. No, 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 no. 0621. No, 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 no. È 0514. Su, dai, prova a girare la ruota. Si sta prendendo per il culo questo. Non penso sia stato io, non so.
Se sì, questa è la sorta. Lo sapevo, però l'ho fatto lo stesso. Lo sapevo, c'era la bomba. Vediamo. Vediamo questo dove ci vuole portare. Vaffanculo. E allora, questa è la quella giusta. Pure. Richiariamo. Schivato, ma no, vaffanculo, ah, ce n'è altri. Ok, peccato. Boom. Cellata. No, ci curiamo, ce l'abbiamo la vita. Vediamo quanto ne abbiamo. Volevi, eh? Questo pezzo di merda. Siamo voluti lo stesso in trap. Oh, questi video comunque non si vedono per niente, eh? Cioè, con tutta velocità al massimo. Niente. Niente. Non c'è da fare. Tutti dovete esplodere. Abbiamo fatto esplodere tutti. Non c'è più niente. Morti, eravamo niente morti. Allora qua non c'era niente, no, morto uguale il mostro. Poi comunque ancora dobbiamo capire cosa sono questi mostri in giro per le case, eh? Magari loro diventeranno tipo così se non si curano. Che una volta che si rigenerano come tipo questi mostri. Tipo qualcosa poi hanno a che fare sicuramente. Ora staremo a vedere che succederà dopo. Tanto possiamo caricarlo. Quasi tanto che ci sarà qualche boss fight, eh? C'ho proprio... sento proprio la pozza. Si capisce anche dalla conformazione della mappa. Niente bomba. Ma stiamo andando bene, stiamo andando bene. Manca la batteria. Cos'è il montacarico?
Ah, combustibile. Facciamo così allora, dai. Intanto che abbiamo il combustibile cambiamo arma, no? Ah, c'è la batteria, facciamo. E qua siamo pieni di. Dopo tutti quelli che ho aperto, uno ci vuole essere forza la bomba. Allora, facciamo così. Ok. E niente, tanto che dovremmo continuare così, senza armi. Signori, vecchi e bambini, ecco a voi fienile di sangue. Lo sapevo. Niente colpi bassi, signori, abbiamo regole. Fanculo a te. No, lo sapevo. Io lo sapevo che c'era un po' sfogli. Merda! Deve fare male! Svegliamocela, dai. Cioè, state vedendo questa mano, no? E lui non ha, diciamo, questa patologia strana, diciamo. Com'è che ci hanno fatto sto braccio? Poi non l'ho capito, no? Deve ancora lì in piedi. Che abbiamo? Quello di prima. Mi sa proprio così. Quello di prima è morto bruciato. Che è sta roba? Tu sei il prossimo. Ma ne sono sicuro? Tanto di no. Sa proprio di no. Ok. Vediamo che abbiamo qua. No, siamo ritornati dove eravamo. Questo rumore. Ok, prendiamo allora il bruciatore. E ora? Infatti, non l'avevo visto. 1408. Niente. Stessa cosa. Avevo interagito solo il foglietto, avevo interagito 1408. Vediamo un po'. Open. Ciao amico, questo è un test, quindi non barare. Quella roba che trasporti, liberatene. Quella roba che Siamo ritornati trasporti, dove eravamo prima. liberatene. Siamo sicuri di entrare? Buon divertimento. Dov'era questo? Cioè, dove si è nascosto? E allora, abbiamo visto la
videocassetta, quindi non ci può fregare. Forse. Sappiamo anche come è combinato, quindi. Allora, cosa ne dici se facciamo un bel gioco? Devi solo accendere la candela e metterla sulla torta. Baciami il culo! Ethan, le parolacce no! Ci sono bambini nell'edificio. Da qualche parte. Credo. Non sono più sicuro. Allora, noi l'abbiamo già fatto, quindi dovrebbe essere così il bambino. Ok. Io. Pozzo di paglia, perfetto. Che facciamo? Questo lo bruciamo, ma ci dovrebbe dare sembrava sta chiesa cosa non si accende. È finita gas a bombola, la accendiamo qui, questo lo bruciamo. Ok, perfetto, qua ci siamo. Vabbè, qua c'era il cannocchiale, non ci serve. Sbagliato. Ok. Distruggiamo i palloncini. Ah, infatti, qui. Però questa volta sappiamo. Che succede se mettiamo il tempo? Allora giriamo, no? E lui come fa? Che succede ora? Come reagirà? Manopola. Non ci siamo fatti infinocchiare dalla bomba, da quella bambola. Così non apriamo lì. E infatti accendiamo la candela e siamo salvi, no? Vediamo. Vediamo che succede. Saresti dovuto morire! Ma vado a cercare. Come devo fare? Porco No, saresti dovuto morire! cane. Ma le parolacce non si devono dire, eh? Ah, ma c'è sto per. No, giuro, non l'ho visto, eh? Era qui. Mia. 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 Stavo riprendendo pure loro. Tu chi sei? Dove siete? Siamo proprio oltre il molo, fuori da quella stanza. Veloce. Non si è vista in faccia a Zoe. Ma che cazzo vuoi tu? Sei morto. No, non è il momento. Non ancora. Che fortuna. Senti, a meno che non nasconda un asso nella manica, ti consiglio. Ti svelerei tutto, Ethan. Ma odio rovinarmi il finale. Stronzo. Stronzo. Fare dei test. E niente, ragazzi, questo qua. Chissà quando lo acciufferemo.
Allora, ci possiamo riprendere tutto. Testa, non l'avevo vista, era qui. Testa serie D, quindi abbiamo tutte e due cose, no? Testa e braccio. Lo prendiamo dopo, non penso che ci servirà ora, vediamo. Tanto avere un po' più di spazio. Dove siamo? Siamo fuori. Ma ci serve la manovella. Ci serve la manovella, però... l'abbiamo qua. Non mi ricordavo di averne una... Boh. No, comunque, buon per noi. Allora, mettiamo qua. Ok. Ma questa se la stacca sempre perché mi è sempre servito. Perfetto, e ora? Dove siamo qui? Vabbè, c'è da dire che questa... cioè, è enorme. Io penso già di averlo detto, ma è immensa sta mappa, questa proprio allucinante questa villona. È una villa enorme. Cioè non finisce mai, c'è sempre una cosa da vedere. Tre bombe? No? Per niente. Il palloncino lo possiamo buttare però. Affanculo. Queste cose inutili non ci servono. No. Dobbiamo tornare un secondo indietro. Ora sì che ci siamo. L'erba e munizione, ok, se lo portiamo così. Qua mi sa tanto che dovremmo affrontare Lucas, no? Ci serve sempre sta manovella. Cioè, ma è assurdo. L'ho levata, l'ho rimessa, ora la devo riprendere di nuovo. Devo prendere la manovella. Mamma mia. Cioè questi poi nuotano. Niente, mi va bene sta manovra. Ah, ce n'è. Affanculo. Ok. Altri? No? Che cosa c'hai in mano? Questo sangue di quelli. Mamma.
sfumando pure lui. Manovella, manovella, manovella. Questo lo prendiamo così siamo. Ok. Meglio così. Che pensavo si fosse girata da solo la pistola. C'è qualche mostro che stava venendo. Dai, girata io. E allora vediamo cosa c'è dentro questa roba. Ma sono forti questi, eh? Guarda qua! Pazzesco, tutte le munizioni sono di questi stronzi. E ora? Potentissimo, il boss è subito, l'abbiamo ucciso. Ah, io non volevo fare questo. Ok. Che fa, possiamo levarlo ora? Non lo so. Lo possiamo levare? Questi li levo per il momento, che se ne frega. Troppo poco spazio, cioè. Troppo poco. Ok, ok, ok. Ah, sono arrivato. Potrebbe essere che sbagliato. Potrebbe essere. E questa figura l'ho fatto pure. E ora? E lei? Zoe. Zoe, io... Non adesso. Non abbiamo tempo. Hai entrambi gli ingredienti. Veramente li ho messi nello zaino. Cazzo, veramente. Non li ho. Ma come si fa, dai? Cioè li volevo, li ho posati. No, non ci credo. Ma l'hai fatto apposta. L'ho fatto apposta, veramente. Niente, soltanto che devo lasciare tutto qua. Ok, che dobbiamo fare ora? Sbrigati e dammi gli ingredienti del siero. Proprio qui. Sì. Dovrebbe bastare, no? Dobbiamo fare molto in fretta. Mio padre e Lucas non sono lontani. È qui. Papà sta arrivando. Bene, ce n'è abbastanza per due.
due. Ma che stai dicendo? Spero di male. E ottenuto il siero, cosa si fa? Qui fuori c'è una barca. Andremo alla palude. Ma senza il siero saremo spacciati. Prendi il siero. Ehi, uno di questi è mio. Porta quel tuo culo a casa! Mi occuperò di te più tardi! Che è il papà? Che cazzo è? Prima di portarti via! Nuovo figlio! Cos'è? Che sei diventato? Ora! Complotti contro di me, con la mia famiglia! Questo deve avere una famiglia. Questo deve avere una famiglia. Che cos'è? Sperare negli occhi. C'è un altro. No? Ma cos'è un rospo mutante? Ho capito. Debola. Ti prendo. Ce n'è altri. Occhi. Guarda qua. Occhi. Lo dice da parolacce, non so, quanto veramente strano. Morto? Morto? Ora, penso questa volta non è sul serio. E chi puoi dirlo? Non
Penso che sia così. No. Ethan, di qua. No. Usa il siero su di lui. Tu vuoi che io lo curi? Tutto bene? Sì. Andiamo, Mia ci aspetta. Ci rimane un cielo. Ne rimane solo uno. Sente più strano sto gioco, eh? Lo lasciamo così a questo. E finisce qui. L'ho dovuto usare. Ne resta solo uno. Ne è rimasto uno. Ne è rimasto solo uno, davvero? E ora che ci inventiamo? Mettiamolo voi, non lo so. Ma lo prendo io e scappiamo. Mi riesce entrare qui. Cura mia. Cura Zoe. E che facciamo? Dobbiamo decidere. Ma io sta pazza non la curo. Cura lei. Fanculo. No. Mi spiace, dico davvero. Ma so che Zoe ci porterà al sicuro. Poi tornerò a prenderti. Vai. Adesso basta, andatevene tutti e Mia. Due. Vai via. Mi volevo ammazzare, ma fa scherzi. Ma stai scherzando? Con lei. Fanculo. Non dire fesserie. Dimentichi che devo finire un compito. Dopo aver tagliato un braccio, che cazzo ha fatto? Si stava ammazzando. Sembra più tranquilla questa. Ciao ciao. È stato un piacere. Ti salverò. Ma perché è triste? Non ho capito, l'ho salvata a lei. Sarà dopo non ci piacciamo, no? Non ci piacciamo molto. Vabbè, guardando il braccio poi si capisce tutto. Non la biasimo, eh. È tutto a pezzi. Grazie. Non mi sembra ancora vero. Sarebbe stato peggio con Mia. Noi abbiamo ancora qualche chance. Lo spero. Interessi, Chris, eh? Tutti i dettagli. Ma non mangia per niente. Attento da tanto. Mia è arrivata con Evelyn. È così che è cominciata. Evelyn. La ragazzina. Ecco cosa nascondeva Mia. È quella nave che le ha portate qui. Le ha portate. Con quella. Diamogli un'occhiata. Non torno in quel posto. Voglio sapere che c'entra Mia. Ma che diavolo? È lei. Non vuole lasciarci andare. È la bambina. No, no, Ivy, ti prego, Zoe. Ivy. Zoe! Ma che cazzo? Ma che è successo? Mammina, di qua. Bisogna fatto qua, ancora non è finita.